Ciao, conosci la storia di Michael e William? A luglio 2023 hanno iniziato a cercare un nuovo immobile in locazione. Dopo averlo individuato, con grande gioia, hanno inviato una mail al proprietario, condividendo la loro storia e fornendo le loro garanzie finanziarie. Il proprietario in un primo momento sembrava apprezzare il loro profilo, ma dopo qualche giorno una telefonata ha cambiato tutto. Immagini già cosa può essere successo? I due ragazzi sono stati esclusi dalla possibilità di prendere in affitto la casa perché omosessuali. Il proprietario preferiva le cosiddette famiglie normali. Una discriminazione che non dovrebbe avere spazio nel 2023, ma capita ancora troppo spesso. In passato cartelli con la scritta "non si affitta a meridionali" erano tristemente comuni in alcuni palazzi del nord Italia e purtroppo ancora oggi capitano situazioni simili, sebbene i canali e i bersagli siano cambiati. Su cosa si fonda oggi la discriminazione? Come dimostra la storia di Michael e William, orientamento sessuale, ma anche etnia e religione. Presumo che se tu fossi proprietario, le tue preoccupazioni principali sarebbero il pagamento puntuale del canone e la cura del tuo immobile. Pensi davvero che escludere candidati secondo l'orientamento sessuale, etnia o religione possa essere una soluzione? Ti svelo un segreto. Non lo è. È fondamentale non farsi influenzare da stereotipi dannosi, antipatie e sentimentalismi, ma neanche affidarsi al caso o alla fortuna. La scelta dell'inquilino ideale si deve incentrare su una cosa sola: la sua situazione economica. Ma attenzione, questo va ben oltre la semplice verifica della busta paga. Bisogna infatti tener conto di tutti gli aspetti che possono influire sul pagamento del canone. Ed è qui che entra in gioco con i affitti, con il sistema di affitto tutelato. La valutazione effettuata è simile a quella che è fatta per una richiesta di mutuo. Questo aiuta a selezionare la persona in base alla solidità finanziaria necessaria per sostenere il canone di locazione in modo continuo. Questo garantisce un processo di selezione equo e paritario, assicurando che ogni candidato abbia le stesse opportunità di essere considerato. È una situazione win-win. Il proprietario ha la garanzia di vedere il suo investimento protetto e tutelato. L'inquilino la certezza di un processo di selezione equo e rispettoso. La storia di Michael e William ci ricorda quanto sia fondamentale eliminare la discriminazione nel processo di locazione. Contattami per scoprire come rendere la tua esperienza equa, rispettosa e sicura con il sistema affitto tutelato di Corner Affitti.